Ciao a tutti, ciao a tutte ragazzi e ragazze. Ancora sono frastornato da quello che è successo con Mama e Lockne. Bellissimo titolo questa mail, Mama, l'angelo caduto. Meraviglioso. Però adesso sono preoccupato, diciamo, per l'assenza di BB. Andiamo subito a controllare. E anche Sam è preoccupato, quindi c'è davvero qualcosa che non va. Perché non c'è? Lu? Lou, looking for this? Surprise! Fragile warped me here. I finally got to visit the beach. Well, her beach. Don't worry, I didn't come all this way for the sightseeing. Your beloved BB has a serious issue. Deadman. You may recall me explaining that these incubators connect BBs via the chiral network to their still mothers back at HQ. Bridge babies are quite literally bridges between this world and the other side. E questo lo their sappiamo. Place is not here with us, nor with the BTs over there. They belong precisely in between, with no greater affinity for one world or the other. But BB-28 here has been leaning further and further towards the world of the living. Perché abbiamo stretto un Towards legame? It's because we're partners. Partners? Sam, a BB's a tool, not a human being. Bridge, yes. Baby, no. So tell me what the problem is. This tool, this weapon, is transforming into a living being. It's gaining weight. Its brain activity is increasing. It's accumulating memories. BB-28 is becoming self-aware, becoming an actual child. Mi stavo chiedendo in che modo. Lo ha spiegato benissimo. Doesn't sound like a problem to me. It's esatto. Hardware, Sam. Manufactured for a purpose. A purpose that cannot fulfill outside the pod. There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing it. Which hardly matters because at this point, it'll cease functioning within a couple of days. Cease functioning? That's right. Not even the pod will be enough. It'll be bricked. What do we do? We reset it. You'll have to leave it with me, of course. I'll cut the cord that links the two of you and then perform an operation Emma. That reconnects it to the other side. Poi però non ci riconoscerebbe Think più, of it as a little giusto? Tug to correct its alignment. To put it back where it belongs, right between the world of the living and the dead. But like I said, you'll have to be without it for a while. You're sure this will work? Of course. One catch though. The surgery may erase its memories. Erase? You'll forget me? Quello. Relax. The BB will still function as intended. You just have to trust me. Come on. Ma non sarà più lui. I'm telling you, cioè it's non... like a game. Just select me, try, and start again. Deadman è super insensibile qui. And this is why I hate these things. Questa è proprio una cosa alla Kojima, eh. Questa è proprio la Kojima. Sam, I was already filthy for my trip through the beach, but now your BB has added insult to injury. Sta dicendo di entrare nella doccia. Avete capito? Ci ha tolto le manette e entrare in doccia perché probabilmente quello è un luogo in cui... Sì, è un luogo riservato in cui nessuno potrà mai sentirci. Questo è molto Metal Gear. Credo di aver capito correttamente. Infatti, fai una doccia, è quella la nostra missione. Sta facendo qualche gesto?
Vediamo un po' se c'è qualcosa di unico. No, 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 no. Lo so, adesso Sam farà un po' così. Tra l'altro BB a un certo punto ha fatto... si è tappato gli occhi, le orecchie e ha fatto silenzio. Quindi riporterebbe anche l'animazione di BB. Erano coerenti con quello che stiamo per fare, secondo me. Vai. Mi piace questa cosa. Mi preoccupa perché vuol dire che non vuol far ascoltare certe scoperte a Die Hardman. Die Hardman. Mai fidarsi di uno che c'ha la maschera. Anche se questa è una frase. È una frase che associavo ad Amelie. No one can spy on us in here. It's just you and me. Vedete. No audio records of what we say. No video for lip reading analysis. Get closer. Die Hardman cannot know of this. Understood? I've been doing some digging into the first BB experiments. Officially, they were suspended by the government following a void out which claimed the life of the then acting president. Documents were shredded. BB technology banned, yes? But obviously, the experiments continued in secret on the direct orders of President Strand. Bridget? The BBs were essential to solving the mystery of the Death Stranding. Oh, she had big plans for them. They weren't designed just to be BT detectors. She wanted to incorporate them into the chiral network to facilitate travel to the beach. But none of her plans ever came to fruition. And now BB Tech has fallen into terrorist hands. What's Die Hardman's part in this? I'm afraid to find out. I don't know how long he was working for Strand. I don't even know his real name or his face. I thought you might, since you two go further back. He was already wearing a mask when I met him. Something about burning his face. Right. Sorry. Any data we have from back then is classified at the highest level. As far as I know, the director is the only one with clearance. But the chiral network presents a new opportunity. By compiling fragmented data in the public domain from all across the country, I might be able to piece together a little more of the puzzle. Be careful, Sam. They're watching. Well, Sam, you're a good sport. I'll give you that. Still, sì. It's a fine way to get out of doing the laundry. Avete capito bene, sì. Just fix BB, all right? Oh, no. You'll be doing the fixing. I'd never manage without your help. Check the delivery terminal upstairs for the details. When you're ready, of course. Queste parti a Kojima escono molto molto bene. Dopotutto si è fatto le ossa con Metal Gear. Le parti in cui c'è complotti, misteri, così, insomma, sono sempre super interessanti, ecco, sono uccide sempre meravigliosamente. Allora, adesso ci leggeremo delle interviste. Dopo prenderemo anche qualche, diciamo, incomincerò a fare qualche discorso su quanto è accaduto con Deadman in doccia.
Perché incomincio a avere forti dubbi allora su speculazioni fatte in passato. Io secondo me i ragazzi ne ho sbagliate talmente tante. Vabbè, allora, iniziamo da questa. Die Harden, proprio te, 3 anni fa, come i terroristi vedono la bridge. La prima spedizione è partita senza alcun problema. Sia l'avanguardia che la retroguardia sono in cammino verso la costa ovest proprio in questo momento. Non hanno riferito di alcun intoppo con terroristi o simili, ma man mano che avanzano aumenteranno i pericoli. Ci sono parecchi separatisti là fuori che non vogliono avere nulla a che fare con le UCA. Alcuni hanno un punto di vista più estremo di altri, forse, ma comunque la loro posizione è chiara. Mi sembra ieri che queste divergenze erano solamente ideologiche, opinioni radicate al massimo, ma poi il Chiralium ha iniziato a mandare fuori di testa le persone, trasformando un estremista in un Demens, un mulo in un Gestalt e il dibattito in violenza. E ora siamo diretti a ovest, nel loro territorio, invasori che minano la loro libertà. Ci stanno aspettando, armati e risoluti. Amelie e gli altri non vogliono combattere. Lei cercherà di far ragionare le persone per convincerle a unirsi a noi. Se tutte le città ci staranno, la nostra nazione potrebbe rinascere dalle sue ceneri. Nessuno vuole togliere niente a questa gente, vogliamo solo restituire loro quanto perso, se solo riuscissero a capirlo. CIA e Voragini. 3 anni fa Hartman. Le conclusioni che seguono sono tratte dal racconto di diversi testimoni oculari. Suggerisco di prenderle con le pinze, ma credo valga lo stesso la pena condividerle. Le CIA danno la caccia alle loro prede con un processo suddivisibile in più fasi. La prima fase prevede la ricerca dell'obiettivo e le impronte lasciate dal CIA sono la testimonianza di questo loro comportamento. Una volta individuata la preda, uno o più CIA cercheranno di prenderla e trascinarla verso un'entità molto più grande. Tuttavia, non è il contatto tra l'essere umano e questa enorme entità a scatenare la voragine, bensì l'istante in cui l'essere umano viene inglobato al suo interno. Crediamo che ciò avvenga perché si tratta dell'unico luogo in cui si incontra antimateria dell'entità. Oh! Allora, io avevo pensato bene quindi tempo fa, nelle videoanalisi, avevo pensato all'antimateria e questo l'avevamo già capito, no? Era diventato chiaro. Però il mio dubbio era proprio questo, quindi, cioè, se fosse davvero così, la CIA fatta di antimateria totalmente, allora basterebbe un piccolo contatto. E allora le CIA a noi prendono, ci prendono chiaramente, ci toccano, ma non si è mai generato un void out fino adesso. Non si è generato mai perché non ci hanno mai mangiato. Ecco perché ci portano poi nel luogo dove c'è la CIA più grande. Perché queste poi effettivamente potrebbero ingerirci. Al loro interno incontreremo antimateria e da lì l'esplosione. Fantastico, fantastico. Adesso si spiega tutto. Infatti avevo ancora grossi dubbi, finalmente. E poi ripensandoci bene, quando si vede l'entità gigante, gigantesca, che si pappa tra l'altro quello della bridge all'inizio, quello che ci dona BB, mi sono dimenticato il nome, era il mio idolo. Sono passati troppi mesi. Praticamente viene mangiato da quella CIA che aveva la testa a forma di mano, no? Finisce dentro e poi boom, si genera l'esplosione. Ecco, è accaduto esattamente questo, quello che abbiamo appena letto. Purtroppo quell'uomo ha incontrato l'antimateria dell'entità. Le CIA sono ovviamente creature del tutto diverse da qualsiasi altra creatura del nostro mondo. C'è ancora molto che dobbiamo scoprire sul loro conto, tuttavia una cosa è certa, finché non riusciremo a comprendere la loro natura, esse continueranno a costituire una minaccia per la vita umana. Allora, leggiamone un'altra, però sono in intenzione di leggere la seconda. Questa di Remedia la recupererò, o al massimo la farò apparire in un montaggio. Questa però è un bel po' che volevo leggerla. Evoluzione, Death Stranding e paura della morte. La morte ha accompagnato l'Homo sapiens a ogni passo della sua evoluzione. Le nostre culture e le nostre civiltà sono sempre state fondate sulla consapevolezza della nostra relazione con la morte e di quanto riusciamo ad accettarla nelle nostre vite. La paura dell'inevitabile distruzione e decomposizione della carne ha portato i nostri antenati a sviluppare elaborate tecniche di imbalsamazione, maschere funerarie e cose del genere. Si torna sempre lì, sull'antico Egitto, sugli antichi Egizi. La maschera funeraria la utilizzavano qui, come abbiamo visto in Death Stranding, Higgs, Amelie,
Die Hardman, tutti hanno una maschera, effettivamente, no? Le tecniche di imbalsamazione l'abbiamo visto con i cadaveri, l'abbiamo visto con Bridget, come è stata imbalsamata, tra virgolette, no? Sembrava effettivamente una salma imbalsamata, quando poi l'abbiamo cremata. Io feci anche questo parallelismo nella videoanalisi. Tutto riporta con quello. Soprattutto le maschere hanno sempre simboleggiato l'anima che trascende questo mondo per vivere in eterno nel prossimo. Le mummie e i sarcofagi dell'antico Egitto ne sono un esempio perfetto. Gli individui più in vista venivano deposti nei sarcofagi con addosso una maschera per essere conservati in eterno, trascendendo così la morte e ottenendo l'immortalità. I dipinti e le fotografie non sono poi così differenti in realtà, sono solo varianti più moderne delle maschere e dei sarcofagi egizi. In fondo tutte le maggiori conquiste dell'umanità, l'arte, la lingua, la scrittura, sono una reazione alla morte, un'espressione del nostro desiderio di superarla. Oh! Sono grandi imprese nate dalla paura e si potrebbe anche dire che è stato proprio il primordiale timore della morte a originare l'evoluzione dei nostri antesignani in Homo sapiens. Anzi, mi sento di spingermi oltre, dicendo che è stata proprio questa paura a generare il Death Stranding. Più il tempo passa, più mi sembra una teoria plausibile. Hartman, io non vedo l'ora di conoscerti. Che bella riflessione, eh? Quella sui dipinti, sulle foto. Una bellissima riflessione, non ci ho mai pensato. Ok, andiamo. Non facciamo passare ulteriore tempo. Vediamo cosa ci sarà da fare. Sono preoccupato. Dai. Lu, dove sei? Gli ha dato addirittura un nome. Sam, ti sei addolcito parecchio. Lu è la prima volta che lo sentiamo. Cioè, non l'aveva mai chiamato così. Sam Porter Bridges. Dead man tells me your BB isn't performing to spec. We'll have to put your primary mission on hold until we restore its functionality. It's our only Dooms compatible unit. And you're gonna have to deal with more BTs as you head further west. Case in point, Emily's informed us of a tar belt outside of Edgenot City. A massive region crawling with BTs that Higgs supposedly summoned. And as much as we want you to get her out as soon as possible, you'll have a snowball's chance in hell without your BB. So your first priority is to help Deadman restore it to working order. And since he's on site, maybe the two of you can discuss it in person. Sam, I'm a little busy at the moment, so I hope you don't mind if we stick to Hollywood. First, I need you to link up a few preppers in the area so we can increase local chiral density. That's to bolster the connection between BB-28 and its still mother. Then, as I explained earlier, we need to correct your BB's alignment. To facilitate that process, we need to quite literally put some distance between you two. Keep it here while we send you out. If everything goes to plan, your BB should resume normal function. Fortunately, this plan advances our other objectives. We want to integrate this region into the chiral network anyway. So build relationships with the preppers by making deliveries and convince them to come on board. L'esperta di robotica l'abbiamo già dalla nostra parte. Even so, plenty of people had a mind to try. Addirittura. In molti. We've got a whole list of orders from them waiting to be processed. E qua è dura veramente. That you're dealing with folks who chose to live out there. Folks who probably value their privacy. Don't think for a second it'll be easy to win them over. You'll have to earn their trust, bit by bit, job by job. Another thing, Sam. You'll be making runs without a BB for a spell. So. That will vastly diminish your ability to detect BTs. So keep your eyes and ears open for anything out of the ordinary. And stay the hell out of the rain if you can help it.
Sembra facile per te. Sarà dura, ragazzi, adesso per me. Allora, innanzitutto, cosa abbiamo nell'armadietto privato? Chiodo d'arrampicata. Portiamocene uno. Poi. Allora, ricordavo di aver messo qualcosa lì. Esperta di robotica. Ok, 12 kg, la conosciamo già. E questo è nuovo, dottore. Non è tanto distante, a dire il vero. 31 kg. Facciamole entrambe. Credevo che la lista fosse maggiore. Sono solo in due per il momento. Ok. Di scale ne abbiamo. Il chiodo l'ho appena preso. Prendiamo un altro spray. CCP ne prendiamo. Ah, più di due non ne posso farne perché ho poco materiale qua. Non ho abbastanza cristalli chirali. E per il resto dovrei esserci, anche se un overcarro. Per sicurezza facciamolo. Non si sa mai. No. No. Sarebbe alquanto rischioso andare in giro con un mezzo mezzo tutta questa neve con le C attorno. Allora, andremo prima dal dottore e poi verso l'esperta di robotica. Secondo me quello sarà il tragitto più pericoloso. Ok. Le scarpe di livello 3 stanno messe male, però ho un altro paio e poi di scorta di livello 2. Non ho più BB. Sam, you're Aiden? Ehi, ciao. Lagna? Calling you via a bridge's dedicated line. I've been asked to carry on in my sister's place and provide you with support. We're all again. One. Forever and always. We still speak, so I shouldn't have any trouble getting up to speed. You back with Bridges, then? It's not about that. Never was. It's about what she wants. What we want. And why shouldn't we help you? You helped us. We're all connected now. La loro storia, ragazzi, è stata breve, ma incredibilmente intensa. Il capitolo di Mama mi è piaciuto davvero tanto tanto, ma a dire il vero anche quello di Fragile. Adesso stiamo affrontando il capitolo di Deadman, quindi io mi aspetto una famosissima scena di un trailer. Chissà. E è stata breve ma estremamente intensa, dicevo. Di una dolcezza infinita. La versione di Lockne per le UCA. Allora, mi sembra che... Perfetto, perfetto. Avevo visto bene. Invece, da quest'altra parte invece abbiamo un'esperta di robotica. Allora, prima di qua. Esoscheletro potente. Sta bene lì per il momento. Che bello il muschio, è fatto da Dio, eh. Comunque, a proposito di quello che è accaduto lì nella doccia. Da dove iniziare? Io credo che il problema a sto punto non sia solo Amelie, ma che tutto sia iniziato da Bridget a questo punto. Perché lei ha avuto l'idea di utilizzare i BB per uno scopo ulteriore. Per la spiaggia e tutto. Ah, io non ho comprato... Ho preso i CCP. Sì, i due CCP, sì, 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 credo di sì. Quindi la questione si fa molto più complessa.
Ah, eccolo, è molto vicino. Vabbè, siamo quasi arrivati. La storia si fa molto più complessa. Tutto è partito dalla mamma di Amelie. E Amelie sta praticamente seguendo quello che aveva iniziato Bridget. Vabbè, questo era scontato, però io ci vedevo il marcio più in lei, in quest'ultima. Magari dire marcio è sbagliato, perché si torna sempre lì. Più volte ho fatto questa riflessione. Entità istintiva, essendo un'entità, ha quello scopo lì. Fine. Ma come cavolo si fa a unire tutti i punti? Cioè, perché entità istintiva? Quindi perché Bridget, Amelie, perché si sono formate, create, perché sono esseri umani? Questo, capito? È il problema grosso a cui non arrivo. Dooms e tutto sono di un livello talmente superiore. Non lo so. Vabbè, siamo arrivati. Poi riprenderemo il discorso. Avete capito comunque che non è tanto facile per me venirne a capo. Non riesco a essere chiaro. Allora, mi aspetto che tu ti unisca a noi. Sei un dottore, i tuoi medicinali potrebbero servirci. Dai, quindi. Eravate vicinissimi, è stato un gioco da ragazzi. Mi sembrava contento, questo si unirà. Sono qui apposta. Il territorio a forma di cuore è meraviglioso. Hartman, a te non ti riconosco. No. Chi sarà mai questo tipo? Magari è un personaggio famosissimo, eh. Io d'ignoranza non riesco a riconoscerlo. Vedo il cuore qui sotto. Il territorio a forma di cuore, e poi c'è un lago a forma di cuore. Hartman tutta la vita. Thank you for that. I might not be as young as I once was, but I've still got plenty to offer. Oh, by the way, I came across something I thought you might find useful. You're more than welcome to it. Ma grazie. Dai. Sarà di livello 2, tipo, no? Effettivamente noi abbiamo ancora quella iniziale. Produce Monster Energy che rigenera più vigore della borraccia di livello 1. Grazie di cuore. Your deliveries have saved lives. And as you know, every life that's saved is one fewer BT to deal with. Which in the long run means even more lives are saved. Please, don't give up. No matter how difficult it may become, I implore you. Thanks, Sam. BB-28 appears to be on the road to recovery. Its affinity with the other side is growing stronger, as we hoped. The convulsions and spasms have ceased as well. I know it's tough out there without a BB, but you've got to keep on fighting the good fight. Just like the kid is. Just like BB-28 is. L'importante che... Sam, we've received an order from a new client. Check the terminal in Mountain Knot City for the details, and do it soon. Sounds like someone is in need of medicine. Va bene. L'importante è che BB continui a essere BB. O meglio, continui a essere Lu. Io voglio riavere Lu e non un BB qualsiasi. Il legame ormai che si è creato da noi è fortissimo. Lo sento. Lo percepisco io stesso. Allora, tu avrai qualche ordine per Mountain Knot City, no? Eh sì, ce l'hai.
come ne hai anche per l'esperta di robotica. Noi siamo diretti anche su. Sì. A Montainozzi dobbiamo tornarci. Entrambe, questa qua no però. Urgente, tu pensa, no, troppo distante. Mi dispiace, ma non lo faremo adesso. Ok. Dipende quanta roba sarà. Oddio. Ne è tanta. Vediamo, altrimenti andrò di overcarro. Non sbattere sopra sarebbe un fail incredibile. Siamo al limite, eh. Oh signore. No, 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 no. Non esiste. Meno male. Ho con me l'overcarro. Allora, scarica. E mettiamo solo la roba di lei, ecco. Guardate quanto materiale. Mi sono scelto proprio la consegna più ardua, eh. Ok. Prima ce ne andremo qui a Mountain Knot City, dai. Carico in consegna danneggiato. Le alte temperature causano il graduale deterioramento dei carichi di consegna refrigerate. Puoi arrestare il processo tenendo il carico all'ombra o esponendolo a pioggia e neve. No! Ehi, ciao! No! Cavoli, allora! Veloci, andiamo verso la neve. Da questa parte. No, non ci arriverà mai integro. Già è andato per dire. Per dire, la S non la prenderò mai. Avrei dovuto o andare di là da quella parte in una zona più fredda e andare direttamente su verso nord, oppure caricare il tutto in un mezzo. Per forza. Dove sto passando? Ho fatto la cazzata. Beh, qui è freddo, vero? Sì. Infatti non si sta rovinando. Ok. Va bene, ragazzi. Andiamo a Mountain Knot. Vediamo che missione c'è. Allora, consegniamo questo carico, cavo per loro. Adesso me ne daranno un altro. Thanks, Sam. Mountain Knot City wouldn't be on the chiral network if it weren't for you. And now we can finally do our part for the UCA. Lui non lo conosciamo Sorry to put you through effettivamente. so much trouble. Just know that we appreciate it. Wow, how did you get this here so fast? Il dottore si trova Tell qua, you, dai, I'm su. still a little impressed. Noi avevamo conosciuto soltanto Lochne qui a Mountain Knot City. Invece è Aaron Hill che gestisce tutto, diciamo, il capo magazziniere. Fucile d'assalto livello 3, non letale. Quasi quasi. Alla bridge serve l'Homo Ludens. E abbiamo aumentato anche la banda. Sorry, ne sono sbagliato tu. Nello scorso video mi avevi suggerito di mettere periferiche. Sì, periferiche. Teleferiche un po' dappertutto, no? Sì, quella è anche la mia idea. Però dipende dalla banda che abbiamo. Per forza di cose bisogna sviluppare il rapporto con i prepper per aumentarla.
honest, part of me still can't believe you're real. Much less that you're willing to go through hell and back just to keep us going. That, anyway, sorry. You got places to be. Just know that you'll always be welcome here. Why don't you rest up before you go? Mi sono riposato da pochissimo. Va bene, allora, dicevo, bisogna aumentare il rapporto con i prepper in modo da aumentare la banda, la rete chirale, perché ogni struttura che costruiremo va a consumare rete, ok? Va a consumare quindi la banda. Ecco, al massimo, tipo nel territorio precedente a questo, potevo costruire al massimo 3 teleferiche. Quindi adesso il fatto di andare a conoscere questi qua e a sviluppare un rapporto con loro ci consentirà anche di costruire una bella struttura di teleferiche come Dio comanda. Ora, accettare ordini, vai, 1,5 chili. Il montanaro. Questo potrei essere davvero io, in maniera definitiva. Potrei essere io, sì. Però, cavoli, dall'altra parte. Vabbè. Dai, accettiamola. Farò dei grandi, incredibili tagli. E sì. Sì. Va bene. Non si sa mai. Sicuramente potrei essere preso da una di loro. A parte devo fare quello letale. Alla fine era uguale. Però. Sono pronto a compiere questo tragitto pazzesco. Forza e coraggio. È stata una figata troncare, insomma, il cordone ombelicale, interrompere, no? Questa connessione con il nostro mondo, il mondo dei vivi con quello dei morti. Ma sono stato molto fortunato, io stavo scappando dall'altra CIA e mi sono ritrovato questo di fronte. È andata bene. Livello 2 e livello 3. Ottimo. Allora, è giunto il momento di andare verso il montanaro. Ed è davvero tanto, tanto distante. Addirittura mi toccherà... Cioè, qui c'era il mio furgone.
Mi tocca andare dall'altra parte. Va bene. Sono pronto. Piss myself. È stata davvero, ragazzi, lunga, tosta. Ho aggirato il più possibile le CA. A un certo punto è arrivato il bel tempo, ha smesso di nevicare e quello mi ha aiutato moltissimo. Vediamo. Vediamo sto montanaro come è fatto, va. No, non mi somiglia. Ha il pizzo, non ha la barba. Questa è una grossissima differenza. Take all of it.
good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Cioè... You need to retrieve cargo from the doctor and take it to the Mountaineer's shelter. Questa è dura, eh. Medical terminal. The patient needs it ASAP, so you're gonna have to move fast. But this is a delicate piece of equipment we're talking about. It needs to make it there in one piece. Don't leave anything to chance. Va bene. Lo farò per te, Montanaro. Ma non oggi. Ho giocato già un bel po'. Avrò fatto un grande taglio, ma qui sono almeno 20 minuti, mezz'ora di gameplay tagliati, ok? Va bene. Sarà un tragitto piuttosto simile a quello che ho fatto, soltanto che dovrò tagliare della parte centrale. Forse sarà più tranquilla la zona, credo. Potrebbe peggiorare soltanto nell'ultimo tratto, qui. Potrebbe peggiorare. Vedete? CA, sì. E come? Va bene, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Alla prossima. Ciao a tutti. Io direi che te lo sei ampiamente meritato. So che è abbastanza urgente, ma un quarto d'ora di riposo te lo meriti. Ciao a tutte.